quando, ma sei sveglio. Tu hai tante possibilità di scelta e la vita è proprio così. Sì, capisco che cosa vuoi dire. Tutto dipende da me e sono io quello che sogna. Però è strano perché gran parte delle informazioni che queste persone mi stanno praticamente rivelando, non lo so, è che hanno dei significati molto profondi. Beh, Ma tu come ti senti? qualche volta mi sento un po' isolato, ma nella maggior parte dei casi mi sento molto partecipe e realmente coinvolto in questo processo attivo. Il che è piuttosto strano perché il più delle volte sono stato davvero passivo e molto poco reattivo. Beh, tranne adesso, credo. In fondo ho sempre subito le informazioni. Non è necessariamente passività quando non rispondi verbalmente. Si può comunicare anche a livelli diversi, simultaneamente. Forse tu percepisci in maniera diretta. La maggior parte delle persone che incontro e la maggior parte delle cose che vorrei dire, sembra quasi che siano loro a dirle per me e che sia io a suggerirgliele. È come un cerchio che si chiude. Non è che sto facendo un brutto sogno, è un bellissimo sogno. Ma è così diverso da tutti gli altri sogni che ho fatto finora. È quasi come il sogno. È come se mi stessi preparando a qualcosa. Su questo ponte, l'orca avverte. La vita sogno non è. Sveglia e sveglia e sveglia. Sono in molti a credere che, poiché è successo l'allora, l'adesso non esiste. Ma non sono stato io a dire che l'attuale meraviglia di questo momento è la figlia. Siamo tutti coautori di questa esuberanza danzante perché perfino le nostre incapacità stanno facendo un barbecue. Noi siamo gli autori di noi stessi, coautori di un gigantesco romanzo di Dostoevskij con protagonisti dei clown. Questa cosa che ci coinvolge e che chiamiamo mondo è un'opportunità per dimostrare quanto possa essere eccitante e stimolante l'alienazione. La vita è in pratica un miracolo, una raccolta nel tempo di momenti sbalorditi dal fatto di trovarsi l'uno di fronte all'altro. Il mondo è un esame per stabilire se sappiamo davvero elevarci alle esperienze dirette. La vista è un esame per stabilire se sappiamo guardare oltre. La materia è un esame per la nostra curiosità. Il dubbio è un esame per stabilire la nostra vitalità. Thomas Mann scrisse che preferiva partecipare alla vita piuttosto che scrivere 100 racconti. Giacometti una volta fu investito da un'auto e lui ricorda di essere caduto in un lucido deliquio, un'euforia improvvisa, quando si rese conto che finalmente qualcosa gli stava capitando. Si sta affermando l'ipotesi secondo cui non si può capire la vita e viverla contemporaneamente. Ma io non sono completamente d'accordo, vale a dire che dissento solo in parte. Io invece direi che una vita compresa equivale ad una vita vissuta. Ma i paradossi come questo mi rompono e io posso imparare ad amare e a fare l'amore con i paradossi che mi rompono. E nelle romanticissime serate con me stesso vado a ballare la salsa con la mia confusione. Prima di addormentarti, non dimenticare, il che vuol dire ricorda, perché il ricordare è un'attività decisamente più psicotica del dimenticare. Lorca, in quella stessa poesia, diceva che l'iguana finirà per mordere coloro i quali non sognano. E quando ci si rende conto di essere un personaggio dei sogni, ma dei sogni di qualcun altro, è allora che si ha la consapevolezza di se stessi. Tu non hai ancora incontrato te stesso. Ma il vantaggio di incontrare altra gente nel frattempo è che uno di loro potrebbe presentarti a te stesso. Esamina la natura di tutto quello che osservi.
Per esempio, potresti forse trovarti a passeggiare in un... a passare per un parcheggio dei sogni. Eh sì. Quelli sono i tuoi piedi nel sogno, dentro le tue scarpe nel sogno, parte del tuo io nel sogno. E quindi la persona che tu sembri essere nel sogno non può essere quella che sei nella realtà. È soltanto un'immagine, un modello mentale. Ti ricordi di me? No, mi sembra di no. Ero alla stazione. Tu parlavi a un telefono pubblico e mi hai lanciato un paio di sguardi. Di questo mi ricordo, ma non ricordo che fossi tu. Ne sei sicuro? Beh, forse no. Io ero seduta lì accanto e tu guardavi proprio me. Cari amici miei, non state sognando. È arrivato sul serio e si chiama Efferdent Plus. Precipitate all'inferno nella mancanza d'amore. Vi innalzate in paradiso verso la pienezza d'amore. Attenti! Presto, sali in macchina! Andiamo! Presumibilmente la vicenda è andata così. Billy Wilder incontra per caso Louis Malle. Siamo alla fine degli anni 50, inizio anni 60. E Louis Malle aveva appena girato il suo film più caro, che gli era costato 2,5 milioni di dollari. E Billy Wilder allora gli chiede: di che parla il film? E Louis Malle dice: beh, è una sorta di sogno nel sogno. E Billy Wilder gli dice: hai appena perso 2,5 milioni di dollari. Stavolta mi sento un po' più preoccupato di quando sono... Credo che ce ne siano un centinaio. Sono un centinaio, li vedo ovunque. Ho preso il primo. Per molti secoli l'idea che la vita sia racchiusa in un sogno è stata uno dei temi principali di diversi filosofi e poeti. Non è quindi sensato pensare che anche la morte sia racchiusa in un sogno? Che dopo la morte la nostra vita cosciente continui in ciò che potremmo definire corpo del sogno? Sarebbe lo stesso corpo del sogno che sperimentiamo nella nostra vita quotidiana, salvo il fatto che nello stato post-mortem non ci si può più risvegliare e non si può mai più tornare nel proprio corpo. Quando il disegno si fa più intricato e sottile, essere trascinati via non basta più. Come butta, bello? Ehi, ma tu non hai anche una barca a ruote? Che cosa? Non mi hai dato tu un passaggio con un'auto che era fatta come una barca? No, ti sbagli, non ho una barca a ruote, non so di che parli. Questa deve essere la notte degli universi paralleli. Hai visto quel tipo che era qui un attimo fa, quello che è uscito di corsa? Beh, quello viene qui alla cassa e io gli faccio: come butta, bello? E lui posa il burrito, mi guarda fisso, non mi leva gli occhi di dosso e poi mi dice: sono appena tornato dalla valle dell'ombra della morte. Aspiro rapito tutti gli odori e le essenze della vita. Sono stato sull'orlo dell'oblio. Ricordo e faccio fermentare il desiderio di ricordare. E tu che cosa gli hai detto? Beh, che potevo dirgli? Gli ho detto: se metti il burrito nel microonde, meglio che fai dei buchi nell'involucro di plastica, perché sennò esplode. E io sono stanco di pulire i resti dei tuoi burrito. Hai capito?
perché i peperoncini si seccano. Sono piccoli e tondi. Quando tutto finì, riuscivo a pensare soltanto al fatto che tutta questa idea che ci facciamo di noi stessi, di ciò che siamo, è solo una struttura logica. Un posto in cui ospitare momentaneamente tutte le astrazioni. C'è stato un tempo per diventare consci, per dare forma e coerenza al mistero. E io ne ho fatto parte. È stato un dono. La vita infuriava tutto intorno a me e ogni singolo istante era magico. Amavo tutte quelle persone che avevano a che fare con tutti quegli impulsi contraddittori. Era quello che amavo di più, relazionarmi con le persone. Ripensandoci, era l'unica cosa che contava. Le ultime parole di Kierkegaard furono: spazzatemi via.